oggetto di questo corso qui, in particolare la nostra prova scritta, sarà pensare come dimensionare, termine progettare un po' troppo ambizioso, però diciamo fare un progetto, una costruzione che ha queste caratteristiche geometriche qua. Possiamo individuare delle sezioni trasversali, che ci prendono in parte tutte uguali, questa sarà la sezione 1, la sezione 2, la sezione 3, ciascuna sezione sarà posta a un certo intervallo I, il nostro edificio avrà questa altezza qui H, la luce di questa navata, sezione trasversale, sarà tipicamente R. Ecco, questa costruzione ha, come tutte le costruzioni, è tutto un carattere. La prima cosa che dobbiamo osservare, come detto, qualsiasi costruzione ha carattere. Quindi, se dobbiamo essere pessimisti, può crollare in qualsiasi direzione dello spazio. Il fatto che noi facciamo magari spesso volentieri delle rappresentazioni sulla lavagna, quindi bidimensionali, è una semplificazione nostra. La realtà è sempre bidimensionale. Per questa struttura qui, possiamo quindi pensare di individuare queste componenti qua. Qualsiasi costruzione, un sistema, elementi, possiamo classificare in maniera forse un po' didattica in queste tre famiglie. Abbiamo detto elementi di raccolta, i carichi, che sono in genere superfici o orizzontali o verticali, hanno in genere carattere bidimensionale. Poi abbiamo praticamente, abbiamo detto, elementi di raccolta dei carichi, possono essere questa copertura qui. Poi abbiamo elementi che trasferiscono il carico, elementi di trasferimento, dal punto di applicazione al suolo, essenzialmente a raccogliere carichi distribuiti verticali o anche concentrati nei quadrini, quello che trasferire questi carichi verticali in fondazione, esiste un altro tipo di elementi, un'altra categoria, che sono elementi di un sistema di stabilizzazione. Di controventamento. Controventamento, vento essenzialmente, almeno in prima presentazione orizzontale, contro vento, è quindi qualcosa che serve a proteggerci dalle forze orizzontali che possono agire in qualsiasi direzione, cioè in questa direzione con quel verso oppure quello, oppure in questa direzione con quel verso, oppure in questo, quindi in qualsiasi direzione. Allora, se noi pensiamo a questa struttura qui, quando noi progettiamo una qualche struttura di questo tipo, qualsiasi struttura, ma di questo tipo qua, dobbiamo pensare di avere presenti questi elementi qui, no? Questa è la nostra lista delle spese, se ci dimentichiamo una parte, chiaro, la struttura non funziona o la collassa. Allora, per affrontare il problema, questo problema qui, ci avvantaggiamo in prima battuta del fatto che noi abbiamo scelto tipologia di strutture che
una geometria con il senso come questa scatola di scarpe, in cui fondamentalmente noi possiamo scomporre la struttura geometrica in una sezione, più sezioni trasversali e delle sezioni longitudinali, no? Poi, in prima battuta, il primo esempio che noi facciamo, tra l'altro credo che sia la prima struttura tridimensionale che vediamo, facciamo una cosa semplice, pensiamo a come organizzare questa struttura qui. Quindi supponiamo che sia data le dimensioni geometriche di questa struttura qui e siano date per esempio anche la località in cui è posta questa struttura qui. Quindi i dati di progetto saranno tipicamente tutte le dimensioni geometriche . Per esempio io voglio un capannone che abbia altezza 5 metri, via, luce 7 metri, interasse 8 metri con due campate. Poi l'altra cosa di cui ho sicuramente bisogno è la località in cui è posta questa struttura qui, perché per esempio se è localizzata a Palermo, è differente dal punto di vista ambientale rispetto al fatto che sia localizzata a Bolzano, essendo praticamente Palermo la neve sarà molto più bassa rispetto a Bolzano, quindi è. Poi l'altra cosa di cui ho bisogno è l'uso che ne faccio di questa struttura, no? Quindi a cosa mi serve questa struttura qui? Che per esempio una delle cose che mi deve essere subito specificata dal committente è questa. Questo edificio così fatto, semplice, regolare, sull'orizzontamento, ma sull'orizzontamento, cioè sulla copertura che è piano, ci va solo la neve oppure ci vanno anche le persone? Oppure per esempio questa è un'officina, sotto ci sono tutti i sistemi di riparazione delle macchine e sopra magari attraverso una rampa ci possono andare anche le macchine che magari possono essere parcheggiate. Quindi tutti questi aspetti qua devono essere definiti. Grandi linee. Il committente quindi deve dire: guarda, io ho bisogno di un'officina che abbia quelle dimensioni lì per la mia filiale, la mia concessionaria di Bolzano. Vi faccio notare che sopra io voglio fare un parcheggio perché sopra magari le macchine che sono state, che sono in attesa di essere riparate o quelle che sono già state riparate, intanto te le parcheggio sopra. Va bene? Questo è un punto, perché magari mentre c'è un'altra concessionaria, quella di Palermo, no, guarda, la concessionaria di Palermo, siccome ho un piazzale accanto, le macchine le metto lì, sopra basta che ci sia una copertura che chiuda, quindi quando piove non entra l'acqua nelle persone che lavorano sotto. No? Quindi come vedete sono concetti che sono elementari. Come volete, il committente viene da voi e vi dice: guarda, io voglio la struttura che faccia queste cose. No? E per esempio, il tema che vi viene dato, mi vengono date queste dimensioni qua, l'edificio ha forma rettangolare, fatto così, pim pum pam, no? La copertura è non praticabile, quindi non ci vanno sopra le persone, oppure ci va solo sopra la persona, magari pochi operai che fanno la manutenzione quando si rompe il tetto, l'impermeabilizzazione eccetera, oppure la copertura è sopra aperta al pubblico, il concessionario è un concessionario magari quelli fantasiosi, no? La BMW, la Tesla, qualcosa sopra, magari vuol fare il party quando arriva il nuovo modello della macchina, quindi le persone ci vanno sopra, da poi entra tipo terrazza aperta al pubblico per eventi e così via, oppure, chiaro, i concetti quindi con cui noi partiamo col problema strutturale sono questi ambiti, no? Generali, che servono a identificare come è fatta la dimensione della struttura, dove è posizionata e qual è il tipo che viene fatto. Fatto ciò, dobbiamo pensare adesso come organizzare il sistema strutturale. Il sistema strutturale quindi sarà un insieme di elementi che alcuni raccoglieranno gli elementi cari, trasferiranno il suolo, ci saranno dei sistemi di stabilizzazione. Allora, quello che pensiamo di fare è questo. Ma cominciamo a pensare alla direzione, per esempio, partiamo pensando come è composta, conformata la sezione longitudinale.
la sezione longitudinale fatta così. Questo è il mio asse Z, poi questo è l'asse, se volete possiamo chiamarlo Z, T, L, oppure se volete, questo potrebbe essere l'asse X, questo è l'asse Y. Avrei una mano destra, X, Y, Z, questa è la perna destra. Quindi qua potete chiamarla sezione longitudinale, oppure se la vogliamo chiamare sezione Y, questa cosa. L'edificio è alto H, questa qui è l'altezza del mio edificio. Poi, qui ci sono due campate, quindi questa qui sarà la prima campata, questa qui sarà la seconda campata. In tratteggiato segno gli assi dell'orizzonte del livello superiore e poi i fili delle sezioni. Allora, come posso organizzare il mio sistema? Facciamo così, per il momento consideriamo il problema piano, quindi pensiamo a come raccogliere i carichi che stanno qua sopra. L'idea potrebbe essere questa, la cosa più semplice potrebbe essere questa. Allora, io considero un sistema fatto in questa maniera, due aste generate da loro, qua sopra posso pensare che ci sia il carico distribuito, queste due travi disposte in questa maniera qua, dopo penso di realizzarle in acciaio, ma prevedendo anche dimenticate, saranno quelle che raccolgono il carico. Quindi il carico io qui lo vedo in sezione, no? Sarà probabilmente l'aliquota del carico che c'è su questo orizzontamento che finisce qua, l'altra aliquota finisce qua, però per il momento la rappresento così. Quindi questi sono gli elementi che raccolgono il carico. Poi il carico dovrà essere trasferito alle fondazioni e supponiamo ad esempio che le fondazioni siano rappresentate con schematica da questa cerniera alla base. L'elemento che trasferisce il carico è questo. Sono questi. Quindi, questi qui sono gli elementi che raccolgono. Questi qui sono gli elementi che trasferiscono. Realizzata così la struttura, questo qui chiaramente è il piano di campagna, cui si appoggia la struttura. Questo qui è un sistema che quindi ha questi due elementi qua, però non ha questo sistema di stabilizzazione. In particolare, se notiamo, questo qui è un sistema che è sicuramente labile. Allora, la labilità del sistema, voi venite da scienze delle costruzioni e normalmente per valutare se la struttura è idrostatica, labile o statica, conteggiate il numero di aste, se tenete il piano moltiplicate per 3, poi sottraete tutti i vincoli. Bene, tutte le formulette. Queste regolette qui vanno bene quando siamo all'inizio, no? Però già questa struttura qui diventa complicata. Questa struttura qui, quante labilità ha? Quante volte labile? Quante volte labile? Tre. Tre volte. Allora, apprezzo il coraggio 3. No? Però... conteggio numero di aste per 3, quindi il numero di aste per 3 di piano quella ce la potremmo fare, no? Perché sono 1, 2, 3, 4, 5 aste per 3, 15. Poi però quando conteggiamo i vincoli, non tanto a terra, ma quando ci sono i vincoli interni, le regolette non ce le ricordiamo più bene, perché la cerniera che connette n aste ha voce di vincoli che sono 2 per n diviso radice di pi greco per
5 anni. Il modo di fare è pedante, va bene, i casi semplici, è il primo passo, poi però non va assolutamente bene quando si affronta la struttura ferreale. Quindi tenete presente che questa è una strutturina con 5 aste, è soltanto una sezione, ne abbiamo due, poi abbiamo anche le altre. Se cominciamo a considerare anche il cerniere spaziale, le aste, non ne usciamo più. Bene, allora, voi pensate, qui è come quando uno impara a guidare. Quando impara a guidare, uno dei problemi è la distanza di sicurezza con la macchina davanti. C'è una regoletta, ai miei tempi era questa. Bene, la velocità, vai a 80 all'ora, la macchina di fronte per fermarti, tu hai bisogno di uno spazio che è fatto così, vai a 80 km all'ora, dividi per le decine di chilometri all'ora, ti restano 8, ti resta 8, fai al quadrato 64, hai bisogno di una distanza di frenata di 64 metri quadrati. Va bene? Tu vai a 120 all'ora, 120 all'ora, 12 decine, e hai bisogno di uno spazio di 144 metri davanti per fermarti, che è una regoletta che va più o meno bene quando impariamo a guidare. Però nessuno di noi, quando va in autostrada, calcola, adesso vado a 97 km all'ora, quindi 9,7 quadrati, così, giusto? Dopo impariamo un'altra maniera di valutare le distanze. Qui dobbiamo abbandonare il modo di fare, diciamo, che è necessario all'inizio per alimentare, così via, per avere un maggiore intuito nel comportamento strutturale. Ovvero, per vedere l'abilità, pensiamo se ci sono eventualmente, individuiamo già, quelli che sono gli eventuali moti rigidi. Ci sono delle labilità, ci sono dei moti rigidi. No? Allora, questo sistema qui ha al suo interno dei moti rigidi. Beh, quello che noi possiamo pensare è che in effetti un moto rigido potrebbe essere legato alla rotazione di tutte le aste, di tutte le colonne da questa parte. Questo qui è un moto rigido che è all'interno della mia struttura ed è legato soltanto a una coordinata aggrangiata. Il sistema meccanismo ha solo un grado di libertà, che è questa rotazione, perché le rotazioni delle colonne sono tutte uguali. E se ha ad essere moto rigido, le aste non possono né allungarsi né accorciarsi, chiaramente non deformarsi. Quindi questo è l'unico atto di moto che c'è. Quindi questa struttura ha una labilità. Voi avreste potuto calcolare il numero di aste per 3 meno il numero di cerniera terzo 2, 4, 6 meno i vincoli che sono qui, i vincoli che sono qui, i vincoli che sono qui, viene fuori 1. No? Però, come avete, come abbiamo fatto prima, io sicuramente, dietro di me, sicuramente sbagliamo perché non ci ricordiamo uno di altri, la regola, questo e quell'altro. E oltretutto, un conto è se voi mi dite questo c'è a una labilità, è un conto capire, guarda, qualcuno può sbandare così e chi vuole venire in testa in questo modo. Questo modo di vedere, esaminare la struttura è molto più pregnante, individua la labilità, ce n'è una, e poi ti fa vedere anche come la struttura può collassare. Quindi se noi dobbiamo progettare la struttura, noi dobbiamo prevenire, contrastare questo collasso. Quindi vuol dire che dobbiamo impedire questa rotazione qua. E lo impediamo con il sistema di stabilizzazione. Allora, per impedire questa rotazione qua, una scelta naif sarebbe questa. Beh, guarda, se c'è, qui ci fosse un carrello, carrello introduce un vincolo, quel vincolo mi uccide la labilità, quindi la struttura diventa isostatica. Però il fatto è che questo carrello qui deve potersi realizzare, no? Quindi io posso disporre quel carrello se magari questa struttura qui la penso appoggiata a un muro o una struttura esistente. No? Quindi se io costruisco vicino a
però questo muro, questo modo di fare non è realizzabile, perché non è che lo Spirito Santo qua mi mette un vincolo nell'aria e mi tiene fermo con la mano. Quindi, a parte questa possibilità, il modo per stabilizzare la struttura è questo, potrebbe essere questo. Guarda, la struttura con i suoi elementi di raccolta e di stabilizzazione è fatta così. Poi ho bisogno di qualcosa che impedisca lo spostamento, la moto libera in questa direzione qua. Allora, quello che posso pensare di mettere è, ad esempio, un diagonale in questo modo. Questo diagonale qui impedisce il moto rigido, perché se io dovessi spostarmi in questo modo qua, chiaramente spostarsi nello stesso modo questa struttura qui, vedete, a questo punto qua il diagonale mi dovrebbe disporre così. Il diagonale è una biella, sarà sicuramente compressa, però si vede occhio nudo che la lunghezza diagonale compresso, quando eventualmente avviene questo spostamento qua, è più piccolo della lunghezza iniziale, perché questa lunghezza qui è più grande di questa. Che vuol dire che questo comportamento ci può essere, ma eventualmente si deve deformare il diagonale. Quindi non è un moto rigido, perché il moto rigido, per forza di cose, richiede che tutte le aste si spostino, ruotando, traslando, posso fare quello che voglio, però restando indeformate. Questa all'inizio, vedete, era una situazione in cui le aste sono deformate, vanno solo ma restano deformate. Invece c'è la deformazione. Quindi questa è una struttura isostatica che non ha labilità. Al solito, voi potreste fare tutti i contesti, quello di aste, però è un modo di fare elementare che adesso dobbiamo dimenticarci. Abbiamo fatto all'inizio, adesso dobbiamo dimenticare. Un modo è evitare le labilità se le individuiamo subito, oppure se volete potete fare l'opposto. Proviamo a vedere se la struttura, una struttura qualsiasi, è isostatica o iperstatica. Allora, se volete, pensiamo di essere partiti con questa struttura qui, io adesso li disegno. Poniamo di essere partiti con quest'altro problema. Poniamo che ci viene data questa struttura qua, ci dice l'ingegnere, la struttura è più statica, più statico, labile. Allora, anche qui noi sappiamo che adesso è più statico, però procediamo in un'altra maniera. Non stiamo a contare lì davanti al committente 2 per meno, quando ci incasiniamo, no? Vediamo se ci sono dei pezzi di struttura che possiamo riconoscere come più statici, più statici. Allora, i passi che noi facciamo sono questi. C'è prima di tutto qualcosa che è sicuramente fisso a terra in maniera isostatica, ovviamente iperstatica. Allora, io guardo la mia struttura e riconosco, ad esempio, che questo è un arco a frecce nere. Sono due aste non allineate e frecce nere non sono allineate. Quindi questo non è un arco a frecce nere isostatico. Da questo momento in avanti questa parte qui è fissa a terra in maniera isostatica. Guardo il resto della struttura. Allora, partendo da questa struttura che ormai è assodata, fissa a terra in maniera isostatica, mi rendo conto che, reiterando il ragionamento, questo è un secondo arco a frecce nere montato sul primo. Quindi anche questo è isostatico sull'altro isostatico. Intero ancora il ragionamento, questo è stato montato sull'altro. Quindi vedete, è un po' come se avessi a bocconi osservato varie parti della struttura e ho riconosciuto che sono tre strutture isostatiche, in particolare le altre tre cerniere montate uno sull'altro. Quindi la struttura è complessivamente isostatica. Va bene? Quindi il ragionamento che si fa per osservare la struttura e eventualmente vedere se ci sono delle abilità e contrastarle. Se c'è il muro fisso, mi attacco a quello, se no devo mettere questo elemento qui che è un elemento di stabilizzazione, di controventamento. Poi controllo
esiste la struttura geostatica in questo modo. Va bene? Questo modo qui è anche più pregnante per questo motivo qua. Di questi tre archi e tre cerniere, qual è il più importante? Hanno tutti la stessa importanza queste parti strutturali. Per vedere quello che è più importante, la cosa è così. Poniamo di fare un danno, che ci sia un danno in una qualche parte della struttura. Per esempio, io immagino per qualche motivo di avere rotto questa sta qui, questa parte qui collassa. Ad esempio, questa colonna qui potrebbe andare da una parte all'altra. E quindi si rompe, collassa questa parte. Vediamo poi altre possibili situazioni. Se per esempio fosse un danno su questo, qui in questo caso qui, questo danno è più pericoloso rispetto a questo o meno? Più pericoloso. Per esempio, potrebbe essere il crollo di tutta questa parte qui, oppure potrebbe magari andare sull'altra parte. Però la situazione più pericolosa di tutte quando danno avviene qui, perché in questo caso qui di nuovo la struttura diventa labile e collassa tutto. Quindi vedete quanto, in questo esempio anche molto semplice, quanto è l'insight, la capacità di intuire il comportamento strutturale. Tutte le mie aste, questa è la più importante. Vedete che enormità di ricchezza di informazioni abbiamo ottenuto rispetto a quella contrarietà, c'è una struttura una volta all'altra. Abbiamo già individuato l'elemento critico di questa struttura, è il controvento. Questo è anche significativo, perché in generale, se voi guardate una struttura, l'ingegnere venga a vedere questa struttura qui sta bene o sta male, ci sono delle parti strutturali che sono più importanti, altre di meno. Le parti più importanti sono questa, che abbiamo appena visto, se collassa completamente viene giù tutto l'edificio. Poi il secondo sono le colonne e i pilastri, terzo le travi. Quindi in un edificio se sta male la trave, dipende da caso a caso, però in una situazione generale meno pericolosa, che se sta male un pilastro o una colonna, che se sta male un compromesso. Anche perché poi, per esempio, questo è un caso che abbiamo visto molto semplice, no? Pensiamo di fare una situazione che può essere realistica, come non soltanto due campate, ma pensiamo di farne di più. Allora cancello, faccio un caso più generale. Poniamo di avere caso come prima, però come è tipico, magari sia un capannone industriale, è più esteso. Possiamo ancora ritenere che tutte le campate abbiano l'interasse I, luce I. Questo qui è un sistema in cui ci sono gli elementi di raccolta dei carichi, che tipicamente sono quelli orizzontali, ci sono gli elementi di raccolta di trasferimento dei carichi, che sono questi qui. Poi anche questo, inutile che stiamo a considerare numero di cerniere, altro, questo e l'altro, questo qui ha sempre la stessa possibilità di sbandare complessivamente per moto rigido, quindi per esempio abbiamo bisogno di disporre una controvento, in particolare su tutte queste maglie, sono tutte uguali, abbiamo 5 maglie uguali, decidiamo per esempio di mettere il controvento nella maglia centrale. Se mettiamo il controvento così, la struttura è isostatica. Se facciamo questo test qua, no?
Immaginiamo che il danno avvenga in una trave. Se viene in questa trave, per esempio, il collasso è sicuramente confinato qua sotto. No? Se invece, per esempio, perdiamo il controvento, questo, il collasso si propaga sulla struttura perché espande tutto un po' sotto. Quindi questo elemento è più importante. No? Poi dipende anche dal compatto dell'edificio, che portate qui, non si nota tanto la differenza tra i pilastri, però l'edificio a più piani, il pilastro è un elemento generale. Vedete anche che con questo esempio qui semplice, però abbiamo cominciato a vedere, a distinguere che non tutte le travi, non tutte le aste sono uguali, sono più importanti, meno importanti. Va da sé quindi, per esempio, che nello scritto di tecnica, se voi mi sbagliate o non mi disponete il controvento, l'errore è fatale. E vuol dire che la struttura collassa. Poi, se mi sbagliate un pilastro, una colonna, è un errore più grave che magari sbagliare una trave. E non è una cosa che io faccio in maniera arbitraria a capocchio, è una cosa motivata da queste considerazioni. Bene? Allora, questa è una possibile soluzione. Non è l'unica. Per esempio, un'altra possibile soluzione potrebbe essere questa. Questa è una struttura isostatica, iperstatica o labile. Anche qui non sto a contare le cose, guardo se c'è una parte strutturale che è ben fissa a terra in maniera isostatica. La parte fissa a terra, questa è una mensola, una colonna piantata nel suolo. Poi a destra e a sinistra c'è questo arco che c'è, a destra c'è quest'altro arco che c'è, a sinistra ancora c'è quest'altro arco. A destra c'è ancora quest'altro arco del cerniere. A destra ancora c'è ancora questo arco qua. Qual è la colonna più pericolosa, più importante? Questa. Perché se cede questa, tiene giù tutto il castello. D'accordo? Come vedete, se lo studente ha viene lo scritto con questa soluzione qua, e non posso dire niente perché la struttura isostatica è fatta. Se arriva lo studente B, questo va bene lo stesso. No? Sono due scelte progettuali differenti, tutte e due valide, e quindi vedete non c'è una soluzione unica al problema. Ed è per quello che non posso correggere lo studente di tecnica a ciascuno di voi, perché dovrei correggere in generale. Se in 30 l'ho scritto, 30 scritti differenti. Lo posso fare soltanto affrontando la discussione come stiamo facendo adesso in sede di orale. Perché ciascuno di voi, ciascuno studente, dal punto di vista può fare la sua attenzione. Per esempio, un'altra soluzione potrebbe essere anche questa. La maglia di controventamento è costituita da un telaio come questo, doppiamente incastrato. Questo è un telaio doppiamente incastrato, quindi quel telaio lì ha al suo interno tre castatiche. Su questo telaio, doppiamente incastrato, c'è a sinistra questo arco trecerniere, a destra questo arco trecerniere. A sinistra ancora questo arco per cernire, a destra ancora questo arco per cernire. In questo caso qui lo studente ha scelto, il progettista ha scelto una struttura più all'interno tre perstatiche che sono localizzate
nella maglia di controventamento. Questa maglia qui è quella che tiene fisso tutto il legno. Dopo, le scelte sono, ci sono dei criteri che di scelte, di preferenze, di una struttura dell'altra che sono più articolati, no? Sicuramente non mi dovete fare una struttura che è labile che vi mando via, perché la struttura labile è la base. Poi se venite con questa, con questa, con questa, teori non sono sbagliati, se non vanno tutte bene hanno le caratteristiche differenti e ogni struttura ha il suo prezzo, il suo difetto. La regola generale è che tutti i problemi di ingegneria non è che c'è un bene assoluto, ci sono tutti i compromessi, cioè ci sono delle cose favorevoli per una cosa, per una soluzione, e delle cose sfavorevoli per l'altra. Per esempio, una delle cose che uno dei criteri di osservazione che possiamo fare è questa. In generale, più i vincoli sono pesanti, nel senso che l'incastro ha vincolo più pesante della cerniera che più pesante del carrello, nel senso che l'incastro nel piano mi blocca tre componenti di spostamento, la cerniera me ne blocca due, il carrello ne blocca uno. In generale, quindi, più è pesante il vincolo, più è costoso e difficile da realizzare. Quindi, come diciamo, criterio orientativo, più i vincoli a terra sono semplici, più è facile da realizzarli, meno costano. Da questo punto di vista, per esempio, se voi considerate queste strutture qui, la struttura che è vincolata più facilmente a terra è questa, perché ha tutte cerniere, mentre realizzare l'incastro è più costoso. Quindi una considerazione di ordine superiore sui costi, la facilità con cui si realizza la struttura può essere questa. Qua, questa è più facile da montare rispetto a questa, perché l'incastro è un suolo difficile da realizzare, perché il suolo reagisce bene a compressione, a trazione e a momento non va bene, quindi questa è più difficile da realizzare. Però subito dopo c'è un'altra considerazione che è contrastante. Dal punto di vista delle fondazioni, vedere questo rispetto a questo è facile da realizzare. Però, per esempio, secondo un altro criterio, che è quello della fruibilità della struttura, è questa. Perché in questo caso qui ho tutte le facciate libere, posso mettere tutte le finestre o le aperture che voglio. Mentre qui ho l'asta in mezzo e non c'entra. Quindi vedete che non c'è il bene o il male in assoluto in ingegneria strutturale. Il male assoluto è se la struttura è labile, perché vuol dire che non c'è l'uso. Ma non c'è il bene, perché magari questo è più costoso, ma qui per esempio posso entrare o posso metterci la finestra o posso passarci col cane. Mentre qua ho vincolato la facciata, perché in mezzo non ci posso passare, se mi passo il camion mi taglia diagonale. Io quest'anno in generale, quando voi siete la magistrale, dovete tenere conto di questi aspetti qua, non so se quello sia il costo e anche della fruibilità della struttura, che sono considerazioni però di ordine superiore, che qui non possiamo fare. Io quest'anno mi accontento, come mi presentiamo, una struttura che sta in piedi, quindi che possa soddisfare l'equilibrio, no? È chiaro che se per esempio questa casetta qua mi controventate tutte le facciate, qualche dubbio, cioè la domanda le faccio, ma scusi, lei nella sua officina come fa a entrare se ha messo in diagonale per tutto? No? Quindi ci sono delle cose ovvie, però altrimenti altre considerazioni non possiamo fare. Quindi ci possono essere più soluzioni. Poi, un'altra osservazione che possiamo pensare anche di fare è questa. Questo schema qui, se non ci fossero carichi permanenti, sarebbe uno schema reticolare. Tutte le aste sono o tese o compresse e sono tutte incenerate tra di loro, o incenerate a terra, e non sono presenti carichi distribuiti lungo le aste. Quindi questa sarebbe una struttura reticolare perfetta. Come per esempio potrebbe essere una struttura reticolare questa trave reticolare con il carrello qui ad esempio, la cilindra qua e questo carico qua qui. Questa
questa è una struttura reticolare. Le asse sono tutte incenerate tra di loro, oppure incenerate, oppure incarrellate a terra, e i carichi presenti, questo qui, oppure eventualmente anche questo, sono applicati nei nodi. Va bene? Quindi questo è uno schema reticolare puro, come potrebbe essere questo se i carichi fossero tutti applicati nel nodo, nei nodi. Va bene? In effetti abbiamo detto il carico è distribuito, per esempio è distribuito qua, quindi quest'asta qui non è una biella a rigore, perché la biella è solo tesa o compressa, questa per esempio è una biella, questa è una biella, qui sono tutte bielle, qui no, questa è una trave, perché è una biella, sarà tesa o compressa e per cui c'è la pressione. Però diciamo, noi estendiamo il concetto di struttura reticolare, siamo meno puristi dei colleghi di scienze di costruzione, diciamo questa qui è comunque una struttura reticolare, con l'avvertenza che qui c'è anche localmente su queste aste un comportamento pressionale. Però diciamo grandemente la struttura del suo complesso la riteniamo funzionale nel sistema reticolare. Va bene? Poi, prima osservazione, struttura reticolare in senso generalizzato, se alcune asse sono caricate. Oppure per esempio, se voi considerate anche questa struttura qui, anche con i carichi solo nei nodi, se entra un purista, dice no, questa non è una struttura reticolare, perché qui c'è un'asta incastrata. Nella tecnica siamo un po' più larghi di veduto, perché sì, è vero, abbiamo riconosciuto che questa asta qui, in particolare più importante, perché è incastrata, ci sarà un momento pertinente, il taglio, però a parte questa asta qui, le altre 27 sono pielle. Quindi per me questa è, a parte questa cosa locale, che tratto a parte, tutto il resto è uno schema reticolare. Poi, questa è una trave reticolare, questo schema qui è ancora una trave reticolare un po' strana perché è disposto in questa maniera, c'è vincoli dappertutto la base, e viene anche denominato come schema pendolare. Lo schema pendolare nasce dal fatto che se non ci fosse la diagonale, la singola colonna, questa qui, potrebbe oscillare con il suo moto rigido come un pendolo, quindi questo è lo schema pendolare. Quindi il schema pendolare, che deve essere controvertato, è sinonimo di struttura reticolare, ovvero di aste che sono tutte bielle, a parte qualche eccezione, qualche caso specifici, in cui il comportamento, diciamo, quindi più importante è quello di trasporto assiale o di trazione e compressione. Un'altra osservazione che faccio è riguarda la grafia, ovvero come noi facciamo i disegni. Guardate, in particolare fissiamo l'attenzione su questo telaio qui. Questo telaio qua è fatto in questo modo. Ha due colonne sono incastrate alla base. Poi c'è la trave che, essendo inserita in un telaio, assume il nome di traverso. Quindi questa trave, che è la trave di questo telaio, diventa il traverso. Poi, per indicare che tra la trave, ovvero il traverso, e la colonna c'è continuità nel momento flettente, vengono inseriti graficamente questi due triangolini, per dire, guarda, traverso è proprio incastrato con la colonna. Questo è importante perché vuol dire che se il traverso si forma in questa maniera, se la colonna si forma in questa maniera, qui, questo nodo qui, traccia, per dire, questo punto qua, però questo angolo qui, l'angolo tra la sommità della colonna e il
l'estremità sinistra della mia trave deve rimanere a 90 gradi. Se invece io avessi, come qua, come in questo caso qui, una cerniera, è chiaro che ad esempio la trave si può deformare così, la colonna resta in verticale e l'angolo inizialmente di 90 gradi tra la trave orizzontale e la colonna diventa più piccolo di 90 gradi, perché c'è questa rotazione qui di estremità della trave. Se invece questo simbolo qua vuol dire che le rotazioni di estremità, sommità della colonna e estremità sinistra della mia trave sono uguali. Quindi, l'estremità della colonna ruota di tanto così, l'estremità della mia trave ruota di tanto così, e questi due angoli qui, che possiamo chiamare φ, sono uguali. E invece non è così. Qui ho questa rotazione φ, la trave, la rotazione della colonna è 0, quindi l'angolo non resta 90 gradi. Quindi questa è una grafia per indicare, per ricordarci che tra la trave e la colonna, attraverso il telaio, la colonna, cioè questa posizione di congruenza cinematica, che impone che la deformata sia fatta così, e in particolare ci deve essere anche la trasmissione del momento, no? Bene, queste qui sono le considerazioni che facciamo, cominciamo a fare piccole considerazioni. Vedete che io faccio sempre degli esempi più o meno pratici, applicativi. Poi introduco in mano degli aspetti di nomenclatura, come struttura reticolare, schema pendolare, telaio, traverso, telaio, e anche aspetti di grafia, che sono poche cose così che potete anche quindi imparare a memorizzare, a digerire, perché il nostro mestiere, come tutti i mestieri, ha delle nomenclature. Questo è un traverso, che è la trave, connette le due colonne del telaio. Questo è un telaio doppiamente incastrato. Bene. Ogni mestiere ha i suoi nomi, i suoi termini, voi dovete imparare questi qui. Facciamo un passo in più e osserviamo questo aspetto qua. Un'altra configurazione tipica di questo sistema di stabilizzazione è questa. In generale quindi possiamo pensare di considerare questo aspetto. Il sistema di raccolta di carichi è un sistema estremamente diffuso. Ad esempio, in questo caso qua il sistema di raccolta di carichi è fatto da tutte queste travi che sorreggono l'orizzontamento. La stessa cosa viene qua. Questi qui sono tutti elementi di trasmissione di raccolta di carichi. La stessa cosa qui sopra. Poi, trasferimento, carico al suolo, sono tutte le colonne verticali. Elementi verticali, se la costruzione è fatta in acciaio, si chiamano colonne. Se la struttura fosse fatta in cemento armato, come faremo nel secondo semestre, si chiameranno pilastri. Sempre assi verticali che trasmettono carico, verso la costruzione. Se sono fatti di acciaio, si chiamano colonne. Se sono fatti in calcestruzzo armato, si chiamano pilastri. Bene, i nomi sono importanti nel nostro mestiere come in tutti i mestieri. Poi, la stabilizzazione avviene con l'introduzione di aste particolari o vincoli particolari, aste particolari, vincoli particolari, oppure sistemi un po' più complicati come questi, ma essenzialmente gli esempi che abbiamo fatto noi coinvolgono, sono posizionati in maglie, in lame ben preciso di controventamento. Qui la lama di controventamento o la maglia di controventamento è questa, che abbiamo detto è più importante di tutte le altre. Se c'è questa, la collassa. Qui la maglia di controventamento è questa, fatta in maniera differente col telaio. Tutte le altre sono maglie regolari. Qui la maglia di controventamento in effetti è soltanto questa colonna incastrata, ovvero lì è concentrata tutta la lama di controventamento. Bene, ancora una volta, questo è l'elemento più importante che studiamo. Allora,
e pensiamo un altro sistema di controventamento, possiamo considerare la generica maglia di controventamento. Quindi non sto a segnare tutti i 50 maglie tutte uguali, mi concentro su come è fatta questa. Un'altra configurazione standard può essere questa, qui la mia maglia di controventamento. Vedete, in questo caso qui ci sarebbe il diagonale, così io posso mostrare il doppio incastro. Un'altra possibilità che ho è questa: metto questa diagonale qui, quindi è simile a quello fatto lì, e poi ne metto un'altra, un'altra diagonale. Allora, se questo sistema qui è isostatico, se metto un'asta in più, l'asta in più, questa è un'asta, la seconda asta che aggiungo, quella rossa, è quella. Quindi vedete, le immagino staccate, no? Però quando io guardo in questa maniera le vedo assieme, quindi dovrei tracciarle così, no? Questa è l'asta blu, l'asta nera, questa è l'asta rossa, le guardo, le vedo in croce, le vedo una sopra l'altra, no? Però mi immagino che le due aste siano separate, sovrapposte in questa maniera qui, ma disgiunte. Per far vedere questo, come grafia, si segna in questa maniera qua. Una delle diagonali la si traccia dritta, l'altra la si traccia così. Non che ci sia l'asta effettivamente con questa gobbetta, è solo per dire la seconda asta, le due aste non parlano tra di loro, le vedo sovrapposte, è come se una scavalcasse l'altra. Non c'è un'asta così, una gobbetta che sarebbe concentrazione sportiva. Allora, se io ho queste due aste così, la maglia di controventamento la faccio in questo modo qui, la struttura automaticamente ha una iperstatica all'interno di questa maglia, no? Perché gli archi a tre cerniere ce ne sono due, ho questo e ho quest'altro. Due archi a tre cerniere, questa asta qui per sé, due archi a tre cerniere sarebbero isostatici, poi però sono collegati a questa asta qui. Questa asta qui è come se fosse incenerata a terra qui per l'arco a tre cerniere rosso, ed è come se fosse incenerata qui a terra per l'arco a tre cerniere blu. C'è l'asta, un'asta sola con quattro vincoli, un'altra asta. Allora, questa è un'altra configurazione che non è che sia, vuol dire, strutture iperstatiche, non è che sia normale, no, questa qui va benissimo, le strutture iperstatiche, dopo quando parleremo delle proprietà strutturali, le strutture iperstatiche hanno dei vantaggi e hanno dei svantaggi, esattamente, le strutture iperstatiche hanno dei vantaggi e dei svantaggi. Uno basta che riconosca questa struttura iperstatica, una volta, no? Quindi, per esempio, prima e dopo, c'è uno schema pendolare come questo, queste parti qui sono isostatiche, che sono tutte le parti cerniere montate su una maglia di controvento, resta fatto tutto il resto una volta che sta. Ecco, questa configurazione incrociata in questa maniera ha i suoi pregi, i suoi svantaggi. Poi però prevede, dal punto di vista pratico, applicativo, una specializzazione in questa maniera qui. Disegno la maglia, le aste che contornano la mia maglia contro orientamento, e la disegno sempre la stessa maglia, disegno le rotte. E immagino che una volta ci sia, per esempio, una forza che va da questa parte, l'altra volta immagino che invece questa forza, la forza vada da questa parte. Allora, quello che immagino è questo. Se per esempio considero questa configurazione qui, immagino quindi di mettere quest'asta qui, quando c'era soltanto un'asta, questa forza qui
mi produceva una compressione di quest'altra, una compressione di quest'altra, quest'asta scarica, quest'asta è tesa. Quando sempre l'altra asta, sempre la stessa asta, però sposto con la forza diretta in questa maniera, io ho compressione, qui ho contrazione, queste due asse sono scariche. Allora, quello che si nota è questa, ed è una regola generale. Per quanto riguarda, per esempio, gli elementi in acciaio, gli elementi in acciaio preferiscono stati di trazione rispetto alla compressione, perché le aste compresse, come queste, si possono instabilizzare, ed è un argomento che vedremo nel corso del primo semestre, e instabilizzandosi si possono piegare in questa maniera qui. Se si piegano in questa maniera qui, è come se collassassero e quindi la struttura diventa labile. Questo fenomeno di sfandamento nelle aste in acciaio non c'è se l'asta è tesa. Quindi l'acciaio preferisce che lo stato di sforzo sia di pura trazione, perché se c'è compressione ci può essere stabilità. Quindi l'asta può entrare in stabilità, ovvero può andare in bando. Oltretutto, a questo punto qua, se pensate, questa struttura qui può essere realizzata anche in questa maniera qui. Al posto di pensare un'asta vera e propria, io posso disporre una fune che va da qui a qui e un'altra fune che va da qui a qui. In questa maniera la fune, quando è tesa, lavora, quando è compressa non lavora. Siccome ne ho disposte due, di queste due funi, ovvero di questi due elementi, quello che è compresso è inattivo. Resta funzionante quello, la trazione. Quindi se io considero questo una configurazione di controventamento, dice di Sant'Andrea, la croce di Sant'Andrea con la bandiera scozzese, in cui le aste lavorano sulla trazione, è vero che ci sono due aste, queste due aste, una sarà tesa e quella che funziona, quella che è compressa non funziona, oppure è sostanziale. È una struttura, come potete pensare, come se fosse la geometria variabile. Delle due aste c'è solo funzionante attivo per la trazione. Per esempio, abbiamo questa lavagna qui. I casi che possiamo pensare di fare sono questi. Allora, se io ho questa porta qui, prima di tutto siamo convinti, questo diagramma qui, questi diagrammi qua. Allora facciamo anche per gli ultimi 10 minuti, 4 ore, facciamo un breve riassunto. Supponiamo di avere in questo caso qui A. Data la struttura in questa maniera qui, supponiamo che la maglia sia quadrata, quindi l'asta è inclinata a 45 gradi. Allora, questa è la mia struttura. La struttura reticolare è uno degli schemi, una delle cose che voi dovete assolutamente saper fare sono queste. La struttura reticolare bisogna saperla fare. Quindi bisogna trovare il regime di trazione e compressione delle aste, la struttura reticolare con l'asta. Se non sapete questo, sono qui con me, colorare. Come anche se sbagliate il diagramma di momenti del taglio assiale, una qualsiasi struttura, una qualsiasi trave, magari bruciampato, sbagliato, tra l'altro, lo scritto non è sufficiente. I diagrammi delle sollecitazioni bisogna saperli. Va bene? Quindi, il primo errore fatale.
progettare una struttura che l'altra. Secondo errore fatale, sbagliare i diagrammi dell'azione assiale o del momento presente del taglio in una struttura intagliata. Proviamo a risolvere questa struttura qui. Io per 6 anni sono stato ricercatore al Politecnico e ero assistente a scienze delle costruzioni, forse scienze delle costruzioni per gli strutturisti del Politecnico. Quindi ho fatto un sacco di esercizi di scienze delle costruzioni. Poi, per tanti motivi, anche per coincidenza, ho fatto la cattedra tecnica delle costruzioni, sono passato dalla loro parte. Però mi ricordo ancora, si traccia il momento. Allora, pensiamo di risolvere questa struttura. Tutti voi, la prima cosa che fate è, io scrivo la prima cosa che ho fatto e la poi scrivo io. Cosa fate voi la prima cosa? Questo, vero? Esplose. Che è il modo per non capire più niente. Che è il modo per non capire niente. Va bene, questa struttura è semplice, però esattamente come il punteggio di cerniere meno 2 per 3, invece di 2 e così via, non porta a capire se la struttura è statica, se è statica o labile, o è la struttura. Allora qui, poco alla volta, si guarda la struttura e si comincia a mangiare a bocconi. Allora, la prima osservazione da fare è questa. Ci sono delle parti scariche. Allora, se ha da essere biella, per esempio, se io taglio questa, qui posso mettere in evidenza eventualmente queste due azioni qua, che non so se sono trazione o compressione. Però se c'è questa, io prendo questo polo qui e questa biella qui, ho soltanto questa forza, che non è equilibrata da niente, quindi questa non c'è. Questa, asta che ho tagliato, quindi è scarica. Alla stessa maniera scarica questa, perché se la taglio qui dovrei mettere in evidenza le forze in questa direzione qui, e se c'è questa la cerniera qua può andare dove vuole. Quindi queste due qui sono scariche, quindi è giusto quello che avevo scritto qui. Va bene? D'altra parte questo qui era un arco a tre cerniere montato su questo arco a tre cerniere. Come questa, la struttura sono state scarica, sono a carichi, vuol dire che le aste sono scariche. Poi, l'altra possibilità che ho è tagliare questa. Quindi qui posso mettere in evidenza una forza che ho già l'idea che sia di trazione. Se questo spinge da questa parte rispetto a questo polo, ho bisogno di qualcosa che lo porti verso il basso. Quindi la forza sarà diretta così. Se faccio oro questa biella diagonale rispetto a questo punto qua, ho la F per A che mi dà un momento orario, meno questa per A che mi dà un momento antiorario, quindi questa è F. Va bene? Poi se considero il nodo, questo qui, il nodo a questo punto ha la F da questa parte, ha la F da quest'altra parte qui, qui deve avere una diagonale a 45 gradi, se volete la F del carico la posso spostare qui, la butto via dopo il nodo, questo è 45 gradi, quindi qui ci deve essere un'azione assiale che vale F per raggiungere 2, quindi il diagonale T è compresso con la forza F per il C2, va bene? Se invece penso all'altro caso, posso procedere nella stessa maniera. Se per esempio io taglio questa, qui ci sarà una porta che non so se di trazione o compressione, metto così. Se faccio sommatoria di momenti rispetto a questo punto qua e quest'asta qui, la F per questa cerniera non mi dà braccio, invece fosse questa mi darebbe un momento antiorario che non è equilibrato da niente, quindi questa non c'è.
Poi questa compressione qua mi passa attraverso questa biella, se infatti io taglio qua ho bisogno di questo nodo, questa cerniera la porta che va da questa parte per equilibrare in questa, dall'altra parte per il principio di reazione, reazione e reazione da questa parte. Quindi questa biella è compressa con valore F. Quando arrivo qui posso per esempio considerare tagliare questa, quindi qui per esempio metto in evidenza queste forze qui, e anzi posto che aver tagliato tutto questo posso anche pensare a questa situazione, mi ridisegno la struttura, questa è la prima partenza, qui c'è la mia F, se taglio qui metto in evidenza questa, questa, e se faccio prima la rotazione di tutto rispetto a questo polo qui, ho questa F per A anti oraria, quindi F per A oraria, quindi questa è F. E l'asta è compressa. Dopodiché nel nodo tiro fuori questo nodo qui, ho per sotto F, l'altra parte F, qui devo avere trazione F per la vicina. In questa maniera vedete è più facile riuscire a capire come vanno le forze, ma niente, se voi fate l'esploso avete tutte aste che vanno per il mondo ognuno per conto suo e non riuscite più a raccapezzare. Se la struttura è semplice ce la potete ancora fare, se è complicato non potete fare. Guardate come faccio io faccio dei tagli chirurgici. Come una partita a scacchi, non è che muovo tutte le pedone, il cavallo così, no. Faccio un passo alla volta, ogni passo che faccio, ogni taglio che faccio, trovo un'equazione, un'incognita, risolvo quella incognita in maniera sistematica, chirurgica, no, non in maniera raffazzonata, spacco. Ecco, quello che si nota è che quando avete insieme le due situazioni, due asse, guardate queste, e se vi fate, questo possiamo pensare di vederlo per la prossima volta, se pensate che di queste aste qui funzioni solo quella trazione, per esempio quando siete alla forza diretta in questa maniera, la asta attiva è questa, quindi per grafia dovrete pensare che voi volete dire questa c'è ma è in compressione quindi sensibilizzata, le volte si segna così, vuol dire quella non c'è, quando invece la porta fosse dall'altra parte vedete, questa sarebbe compressa, quindi vuol dire che questa è compressa, in generale se voi avete la maglia tutte e due le aste, no? Non sapete a priori quella che è tesa e quella che è compressa, no? A meno che dopo un po' di esercizio capite quella che è tesa e quella che è compressa, no? Se avete dei dubbi, voi fate così, supponete di essere stati in questo caso qui. Supponete di aver pensato che questa diagonale qui fosse tesa, facciamo un tentativo, risolvete la struttura come abbiamo fatto qua, a questo
questo punto vi accorgete che no, accidenti, questa è quella complessa. Quindi vuol dire automaticamente che quella tesa era l'altra. Quindi se siete in dubbio, no? In questa croce di Sant'Andrea, e non sapete qual è quella compressa, diciamo così, supponiamo che una delle due aste la sia compressa. Se dopo viene qua la compressa, è sbagliato quell'altra. Bene? Quindi in un paio di tentativi riuscite, anzi in un tentativo solo, riuscite a capire quale delle due aste è quella giusta. Questo modo di lavorare qui, queste tipo di controventamento con aste resistenti sulla trazione, ovvero aste resistenti, non resistenti a compressione. Va bene, vi invito a cambiare marcia. Ma quest'anno c'è nelle costruzioni, si guarda la struttura, si individua dove è labile, quali sono le labilità, dove è prestatica, quali altre frecce nere sono un uso tra l'altro, quali sono gli elementi più importanti, quali sono gli elementi meno importanti. Poi, l'equilibrio, la risoluzione della struttura si fa in maniera ragionata. No esploso, tagli chirurgici, ovviamente qualsiasi equilibrio o per le singole aste, oppure anche per pezzi di struttura quando passi a lavorare. Grazie.